questo evento e l'obiettivo? Allora, la Festa Verdura per la Verga nasce con la DOC nel 95, però viene poi rafforzata e strutturata nel 2001. Quindi quest'anno è il settimo anno e di solito ha un ottimo successo, soprattutto in Piemonte e Lombardia. E circa il 50% delle persone viene da Torino, perché nel capoluogo piemontese appunto anche i giovani, soprattutto la fascia giovane, ha abbracciato di buon grado questo vino così particolare, così speziale. Quest'anno è andata abbastanza bene, in versione leggermente ridotta, abbiamo cercato di dare una continuità per poi ristrutturarla di nuovo e magari reinventarla un po' nel prossimo anno. Oggi c'è stata la presentazione dell'annata 2007, cosa ne pensi? Com'è andata questa annata? Allora, l'annata 2007 è stata un'ottima annata, soprattutto perché agosto-settembre, prima della vendemmia, c'è stata l'escursione di temperature diurne molto elevate. Questo ha contribuito a intensificare i classici aromi tipici della varietà del Praverga, quindi molta frutta, molta spezia. Anche in bocca ha una buona struttura e soprattutto un buon equilibrio, quindi insomma rispecchia tutte le caratteristiche tipiche del Praverga. Ottima annata. Il Praverga è un vino nuovo per il consumatore, e però ha un trend di crescita molto buono. Quali sono le tue previsioni? Allora, sì, effettivamente il trend è molto positivo, perché dal 95, l'anno della DOP, dove c'erano circa 45.000 bottiglie, adesso nel 2007 ce ne sono circa 135.000. E quindi una piccola DOC che però ha un trend positivo, perché ci sono molti consumatori che si approcciano a questo vino e avendo così notevoli caratteristiche che lo contraddistinguono proprio, uno se lo ricorda, e questo è fondamentale. Ricordandoselo se lo ricorda sia nel bene che nel male, però insomma chi lo apprezza lo ama per sempre, diciamo così. E anche nel nuovo panorama delle denominazioni, con tutto il cambiamento dell'OCM del prossimo anno, dove ci sono questi panorama di cambiamenti delle DOC, io credo che un vino, un vitigno così particolare avrà sempre la sua posizione, avrà sempre un suo spazio, ed anzi l'attenzione che c'è all'estero, oltre che in Italia, questo vino è sempre in crescita. Adesso si può dire che si vende, oltre che in Italia, anche in Nord America e nel Nord Europa e anche in Centro Europa, quindi i presupposti sono positivi. Ma essendo un vino versatile, tu credi che sia possibile abbinarlo anche al punto pasto? Sì, uno dei lati positivi della Verga è proprio che abbraccia un pubblico molto eterogeneo, ma anche degli abbinamenti molto eterogenei, che vanno appunto dall'aperitivo come situazione, anche su piatti importanti e primi piatti, e addirittura si può usare, soprattutto in un estivo dovuto al cemento fresco, temperatura di cantina, anche sul pesce e